Ultimamente molte testate giornalistiche e molti programmi televisivi hanno parlato dei videogiochi. Sostengono che i videogiochi violenti portino la gente a comportarsi in maniera violenta. Oggi siamo qui in queste sale giochi, in questi centri di aggregazione, per vedere se effettivamente quello che dice l'opinione pubblica è vero o se è soltanto un'altra campagna contro i videogiochi e le manifestazioni culturali che da essi provengono. Vedremo se i ragazzi vengono effettivamente influenzati dai videogiochi e se la loro condotta nella realtà è uguale a quella che tengono durante il gioco. Allora, siamo insieme a due ragazzi che frequentano qui le sale giochi, che secondo queste ultime teorie potrebbero essere dei centri di addestramento per assassini o terroristi. Io vi volevo chiedere, voi giocate? Ogni tanto pure. Capita di ammazzare o investire qualcuno con le auto? Nella realtà? Nei giochi sì. E nella realtà quante persone hai ucciso? Mai. Nessuno. Non ho ucciso mai. Nessuna persona? No, nessuna. Quindi, cioè, tu giochi, nel gioco uccidi persone, ma nella... persone, ma nella realtà no. Tu giochi con le console PS4, Xbox? Certamente, per me penso che sia un momento di svago, quando, diciamo, ritorni a casa, vuoi passare quei 10 minuti, quella mezz'oretta, una bella partita con l'Xbox o la PlayStation, non può fare altro che bene, diciamo. Ecco, allora, senti un po', si dice che questi due giochi siano molto violenti. Sì. Ecco, tu che ci giochi, ti è mai capitato durante il gioco di uccidere qualcuno, investirlo? Diciamo che molti giochi si basano appunto su questo, cioè il gioco splatter, nel senso che l'uccisione o la cosa, cioè come se fosse un momento di sfogo, diciamo, personale, in maniera tale che tu non lo puoi fare nella realtà, quindi nel videogioco ti puoi pure sbizzarrire e divertirti magari. Quindi tu nella realtà non hai mai ucciso nessuno? Mai, neanche avevo intenzione di farlo, penso che sia l'atto più ignobile umano. E quindi, nonostante la violenza dei videogiochi, nonostante tu sia un giocatore, nella realtà non ti comporti benissimo? Penso tutt'altro, sì, nella realtà magari sono pure troppo buono, dovevi prendere un po' esempio dei videogiochi e cercare di fare, secondo me, pure diventare pure più duro. Amici, non so che dirvi, praticamente questa ricerca sembra non avere alcuna base, continueremo nella nostra ricerca. Una domanda, tu usi le console PS4, Xbox? Sì, certo che le uso, ogni tanto mi passa il tempo. Ho capito, quindi durante questi giochi che dicono siano molto violenti, ti capita mai di comportarti all'interno del videogioco in una brutta maniera, quindi uccidere qualcuno, rapinare? No, assolutamente. Una cosa è il videogioco e una cosa è la realtà. Nel videogioco capita? Vabbè, nel videogioco può capitare, certo. E durante la realtà non ti è mai capitato di fare qualcosa di questo tipo? No, assolutamente. Qui abbiamo un problema serissimo. Cioè, si dice che i videogiochi siano violenti, che i videogiochi generano violenza, però ancora non abbiamo trovato una persona che si sia comportata in maniera violenta. Usi le console, PlayStation, Xbox? Sì, raramente però le uso. Ecco, durante questi videogiochi ti capita all'interno del gioco di compiere qualche azione magari criminale, perché spesso i giochi... Fregare macchine, rubare, sì, queste cose capitano, dare botte alle persone che capita in giro. Ecco. Sono questi giochi, quindi perché non farlo? Ecco, adesso molti dicono che comportandosi così nel videogioco si è portati a comportarsi così anche nella vita reale. Perciò tu nella vita reale immagino ruberai macchine, rapinerai. Spettacolo, magari. Se fossi pazzo sì. Ecco, quindi non hai mai ucciso nessuno, non hai mai rapinato nessuno? No, fortunatamente ancora non ho bisogno di fare queste cose. Dopo aver fatto queste interviste in giro per lo stazione e per le sale giochi ed aver visto che nessun serial killer c'è fra questi ragazzi che giocano con le console, oggi ci troviamo con un caro amico, l'avvocato Galluzzo, un gamer di vecchia data e anche un facente parte di un gruppo di scambio videogiochi su Facebook. Quindi Giuseppe, io ti vorrei chiedere proprio cosa ne pensi tu di tutta questa polemica che si sta creando con i videogiochi. Come tu ben sai, i videogiochi non sono deregolamentati, anzi c'è un organismo che si chiama PEGI che si occupa proprio di classificare i contenuti dei videogiochi. Ad esempio, facciamo il tipico esempio di un gioco di automobilistico. Come vedete, il PEGI è 3, cioè, questo significa che è un contenuto fruibile da persone di età chiaramente da 3 anni in su, e il bollino è verde, quindi contenuti non violenti di nessun tipo. Se andiamo a vedere un altro gioco già dalla trama più matura e sicuramente adatto a un pubblico adulto, come tu
tu puoi notare il bollino già riporta il numero 18, cioè adatto a un pubblico sicuramente adulto e maturo. Dire che un gioco è violento o che chi fruisce di questi videogiochi poi diventa di conseguenza una persona violenta, per me è una grandissima bestialità. Noto sempre più spesso che quando in televisione intervengono persone a parlare di videogiochi o a criticare i videogiochi, dall'altra parte della barricata non ci sta una persona addetta ai lavori, uno che sappia o possa parlare di videogiochi con cognizione di causa, perché il fenomeno videoludico è una vera e propria cultura e soprattutto è, ricordiamolo, occorre ricordarlo, il mercato dei videogiochi adesso è il primo mercato mondiale, in quanto ha fatturato, ha superato perfino il cinema. Quindi tu capisci bene che parliamo di un fenomeno che riguarda miliardi di persone in tutto il mondo e che non si può etichettare come il videogioco violento deve essere bandito, questo o quell'altro. È vero che occorre fare rispettare quelle che sono appunto le classificazioni del PEGI. È un problema che non riguarda solo il videogioco. Se il videogioco è violento o ha una trama matura, io sono libero di scegliere o meno se giocarlo o farlo giocare a chi deve fruirlo. Cioè, non vedo dove sia il problema. Io ti ringrazio per questa disamina e per questa spiegazione così chiara. Grazie per avermi dato la possibilità finalmente di esprimere la mia opinione su questo argomento, che ritengo essere spesso trattato con grande superficialità. La cosa da videogiocatore mi dà veramente fastidio. Assolutamente, era proprio questo il nostro intento. Quindi ti ringraziamo e vi diamo appuntamento al prossimo servizio.